E tu lo sapevi? Nel 2022 la Commissione europea ha lanciato il piano RePowerEU per rispondere alle difficoltà del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina. Gli obiettivi del piano RePowerEU sono tre: risparmiare energia, produrre più energia pulita e diversificare l'approvvigionamento energetico dei paesi dell'Unione europea. In questo modo si accelererà anche la transizione verso un'energia più pulita. I paesi dell'Unione Europea in questi mesi hanno ottenuto degli ottimi risultati. Hanno infatti ridotto di molto il gas importato dalla Russia, passando dal 41 all'8% nel giro di solamente un anno. Hanno inoltre riempito gli impianti sotterranei di stoccaggio del gas, superando perfino il limite fissato. Hanno anche diminuito del 18% la domanda del gas tra agosto 2022 e marzo 2023. E l'Italia in tutto questo? La Commissione europea ha mosso dei dubbi nei confronti del piano RePowerEU presentato nel PNRR dall'Italia. Ha invitato l'Italia ad essere più ambiziosa nelle riforme e negli investimenti del piano. Per compensare il calo dell'import del gas dalla Russia, l'Italia ha deciso di installare dei nuovi rigassificatori. Varie associazioni ambientaliste, però, tra cui Legambiente, hanno protestato contro questa decisione, perché significa aumentare la dipendenza dalle fonti fossili del nostro paese e rallentare così lo sviluppo delle fonti rinnovabili. E tu, cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto.